Per il campo sportivo, allora io conosco anche chi sta facendo i lavori a campo e non a caso suggerì pure a qualcuno, se ne pigliatevi l'impegno di fare i lavori, però certe cose vanno quantizzate, valutate, è tutta procedura che non è stata fatta. La questione è questa, in effetti nel campo bocce, io come assessore allo sport, me ne sono occupato praticamente mai, perché non è stato fatto un bando, perché il bando non si poteva fare in quanto la struttura non era completata. E infatti il bando è stato fatto semplicemente non un affidamento di urgenza per l'utilizzo del campo di bocce, ma un affidamento di urgenza affinché questa società mettesse a riparo da ulteriori danni e all'esito di questi lavori, se l'ufficio riteneva che avesse requisiti dell'agibilità, almeno la parte dei campi con un'altra entrata si poteva utilizzare. Non credo. Io ritengo che sia legittima sostituire da un privato, perché d'altronde queste società sono società private, non sono società pubbliche. In ordine alla legittimità, le assicuro la legittimità della procedura e certamente non intendo in questo campo rispondere, ma ne risponderanno gli altri, ma le assicuro che la procedura è assolutamente legittima, perché è un affidamento d'urgenza per la salvaguardia di un'opera che si continuava ad allagare e quindi in quel caso io la ritengo legittima. In tutti gli altri casi le ritengo ugualmente legittime, assolutamente democratiche, e certamente non stiamo qui a fare una questione di diritto della quale, se ne vogliamo, possiamo anche approfondire. Sembrava un controsenso per qualcuno che ha proposto di effettuare i lavori e di risparmiare sul... questo l'hai detto tu prima, che qualche società ha chiesto l'utilizzo del campo sportivo e nella domanda ha detto a fronte del canone farò l'ultimazione dei lavori che c'è da fare. Sì, lo sai che avevamo 110.000 euro per lavori e si sono persi pure gli 110.000 euro. In effetti c'è una differenza, il campo sportivo è ultimato e collocato, quindi i lavori che si volevano fare erano lavori di abbellimento o di un miglioramento funzionale. Io vorrei che sulle questioni noi le trattassimo o in maniera così laica oppure limitassimo all'aspetto formale delle situazioni, perché purtroppo l'aspetto sostanziale è più tragico di quanto ci era dato prevedere. Io invito il Consiglio Comunale e i cittadini che se ne vogliono rendere conto dello Stato in cui versa quell'opera. Stato che è a dir poco preoccupante, perché a un certo punto l'usura del tempo e altre questioni ci hanno costretto a fronteggiare una situazione di emergenza, perché caro Franco, se vai lì sopra, noto, la conosco bene. Tu la conosci bene, e se la conosci bene ti rendi conto che a un certo punto non è possibile che venga consegnato a una pubblica amministrazione un manto di asfalto che praticamente non esiste più e che arrivato a un certo punto quella struttura sia completamente allagata. A mio modesto avviso, che facevo maestri scuola, per deficit progettuali addirittura. Allora noi siamo chiamati a dare una risposta in una condizione di emergenza che arrivato a un certo punto abbiamo trovato, no, tu l'hai trovata, io l'ho trovata, l'abbiamo trovata tutti quanti. Insisteva peraltro una questione di ordine sociale, perché noi teniamo altri campi di bocce, quelli che stanno collocati nella zona confinante con via Rotondella, Orta da Terra, utilizzano, secondo me, impropriamente una struttura che sorge sul terreno demaniale, per cui a un certo punto anch'essa da verificare in termini di sicurezza e di pertinenze che dovrebbero essere rispettate, tant'è che va l'assessore al ramo, chi da poco facciamo una parte di cuore, dice tu che sì, va bene il cango. Allora, Chille e via Rotondella vanno là, e là non sta, non è che a un certo punto,
si fanno la cantarella, si fanno tante che cose, per l'amor di Dio, contenti loro, contenti tutti, però è un dato di fatto. Esiste un'altra struttura qui, allora pure i vecchi giocano a palla, eppure loro sono contenti di un luogo costruito con le proprie mani, non so quale sia la valenza. La Valenza sul piano che la roba viene, se sono autorizzati, ma comunque sono strutture di cui i cittadini fruiscono. C'era un'urgenza, l'urgenza fondamentale era quella di questo circolo bocciofilo, che è l'unico che è iscritto a livello nazionale, e tutto, il quale sulla scorta delle necessità date dal parroco, dalla casa canonica, eccetera, eccetera, praticamente li aveva sfrattati. Ora, di fronte a questo dato qui, con una situazione di precarietà alla quale pure bisognerà mettere mano, perché quando verrà reso pubblico il piano delle opere pubbliche, vedrete che ci saranno interventi anche suppletivi, perché quella è una situazione praticamente inguardabile. E quindi dal punto di vista così, del rapporto tra noi e queste persone, sono loro che stanno facendo un grosso favore all'amministrazione comunale. Tenuto conto che è notizia di questi giorni che sulla struttura del campo sportivo stanno rubando pure i porti, ma hanno ritrovato. Questo è una notizia che apprendo con grande saluto, con grande piacere. Però sta di fatto che qua succede sempre la stessa cosa. Cioè a un certo punto le cose vengono adombrate. Esistono polisportivi a Succi, una tradizione quarantennale, cinquantennale di impegno nel mondo dello sport. Scusate, chi si è venuto il referente naturale così a pigliare il lugano? Era la polisportiva Succi. Chi è che gli impedisce di esercitare? Cioè, il dato paradossale. Ma risulta che abbiano fatto domande. Non hanno fatto proprio niente. Anzi, se volete sapere, i ritardi obbediscono non alle nostre esigenze, ma al fatto che manca il fruitore naturale di questa cosa. Per cui noi abbiamo fatto un campo sportivo che in questo momento pare che non serva a nessuno. Devo dire che anche noi ci siamo fatti parte dirigente, dice ma sto campo pulito, non pulito, chi è che se la dà a pigliare, chi è che la dà a vedere? Ma ti faccio vedere che si vede sempre con che compagnia là fuori, no? Dice che l'amministrazione comunale li ha fatti fuori. E allora dico, deve esistere un discorso di responsabilità in questi fatti, no? Perché un'opera pubblica che costa denaro a profusione non viene utilizzata, perché? Perché la gente non la vuole praticamente. E allora questo è il dramma serio in un'azione programmatoria che un'amministrazione comunale va a fare, no? Perché a un certo punto, scusate, noi abbiamo una massa debitoria imponente, la ricapitalizzazione dei mutui e tutti i ritardi che conoscete tutti quanti relativi ai ritardi imposti dalla Regione Campania per il fatto degli interessi, eccetera, eccetera, che ha ritardato molti fatti inerenti il corretto espletamento dei lavori pubblici. Però a un certo punto noi andiamo a intervenire programmando certe cose, ma quale paese tenne un campo di boccio, un campo di pallone, tenne una palestra polivalente, eccetera, eccetera, per il quale noi paghiamo fior di quattrini all'anno, perché chiaramente gli amministratori non è che sanno mutui a carico del comune e quindi in una condizione